Comitato Nazionale dei Radicali Italiani in compagnia di uno storico radicale, fondatore del Fuori, come sempre amo ricordare, radicale frocio unico, presidente del Fuori, e poi frocio radicale unico, Nicolino Tosoni. Anzi, Nicolinus Rex Frociorum Primus. Allora, Nicolino, come sta andando questo comitato? Come ti sembra? Ma mi sono autoconvocato. Devo sottolineare che non faccio più parte del comitato, non essendo stato eletto, però come presidente del Fuori non ho voluto essere assente, seppure nel primo comitato, non al primo comitato di codesto anno radicale non ho potuto partecipare perché impegnato in faccende casalinghe coniugali. E prima viene Pax Familiaris et in secundis politicantis. Ok, ma queste vicende familiari poi dopo si sono risolte? No, semplicemente abbiamo voluto, io e il mio coniuge, che siamo assieme, tanto per non ricordare, dal 6 ottobre 1976 alle ore 21, era un mercoledì sera, e siamo tuttora assieme attraverso inviluppi, diciamo tempeste, non tempeste, ma io sono dell'opinione e persuaso che dopo ogni tempesta sorge il sole e viene il cielo azzurro. L'importante è comprendersi, è condividere, vivere assieme. Questa, diciamo, situazione di coniugio dove è cominciata, dove si è celebrata? Ovviamente non abbiamo mai celebrato. Ah, ok, pensavo all'estero. No. Avevo intenzione di celebrarla a Lisbona il prossimo 13 luglio, che è Sant'Enrico, lui si chiama Enrico, ma per situazioni contingenti dobbiamo rinviare la data. Ma devo sottolineare che il riconoscimento giuridico è importante, sì, ma è soprattutto molto, ma molto, si può dire, più importante. Più importante invece la comprensione della quotidianità. Lui è un bravo cassazionista, io faccio la mia politica. Ci siamo conosciuti che eravamo due studentelli, lui di legge, io di medicina. Mi ha sempre contestato la mia partecipazione attiva al movimento radicale. Io per un po' di tempo l'ho anche seguito. Non vorrei ricordare cose spiacevoli, ma speriamo. Oggi c'è una convivenza di una coppia, diciamo vecchietta, con un dran quotidiano. Lui continua a dire: ma che cosa vai a fare a Roma, che cosa non vai a fare a Roma. Io gli rispondo: beh, tu hai fatto la tua professione, hai realizzato, e perché non mi devo realizzare anch'io? Certo, sì, è che negli ultimi 12 mesi ha avuto dei grossi lutti familiari. La sorella di 2 anni più anziana, alla metà di novembre del 12, è morta di infarto per SLA. È il primo segno banale, si manifestò 30 mesi prima della morte, e la malattia colpì questa mia cognata a livello delle corde vocali e quindi anche della immissione dell'alimentazione, però a livello muscolare, di camminare, tutto, guidava anche la macchina, no? Certo che
oramai era venuta la necessità che i due professori di Milano e di Torino erano dell'opinione di fare la tracheotomia. E quindi questa mia cognata doveva passare da una situazione di comunicabilità, autonomia, a una situazione di non autonomia. Caso ha voluto che le è capitato l'infarto. Vabbè, dopo 4 mesi è morta la mamma di 95 anni e mezzo, proprio la Domenica delle Palme dello scorso anno che io ero qui a un comitato radicale. E non ha superato ancora i due lutti. Quindi vive una situazione di depressione cronica oramai, racchiuso in se stesso, quando potrebbe benissimo tirare un sospiro di sollievo, superare il lutto. E io gli ricordo che non ha più da render conto a nessuno, potrebbe vivere finalmente bene. Però al cervello è difficile comandare. Specie quando si vive una situazione così, così tremenda. Nicolino, questa cosa così nella vostra, diciamo, relazione ha avuto un'influenza? No, ovvero non più di tanto. Anzi, io prima ancora che capitassero questi due gravi lutti, gli ho detto: vabbè, tu sei depresso, io che cosa sono? Sono 15 anni che vado dallo psichiatra perché ho paura di parlare in pubblico, c'ho claustrofobia, c'ho la paura di comunicare con gli altri. Uno dei due si deve salvare, se no andiamo tutti e due a picco. Quindi se uno si salva, salva anche l'altro di conseguenza. Cioè, la vita bisogna prenderla così, non si può chiudersi a riccio, la vita deve continuare, la nostra realizzazione deve continuare. E io dico la verità, io sto recuperando anche tutto quella mia assenza nella realtà radicale, perché avevo messo come prioritario la tranquillità di coppia e non me ne pento, proprio non me ne pento. Ma certo, Nicolino, l'amore è la prima cosa. Nella vita bisogna poter vivere con qualcuno e poi magari certe cose vanno anche un po' curate, come le piante, e certe volte bisogna dedicarsi di più. Io mi ricordo che quando è stata fondata Babilonia c'erano le prime riunioni, io partecipai a queste riunioni a Milano, e dato che mi è sempre piaciuto leggere, eccetera, mi ero autodichiarato relatore alle relazioni estere, e così mi prendevo tutte le riviste che venivano. Tornai a Padova e quando esplicai questa per me gioia, il mio coniuge prese queste riviste e me le strappò dicendomi: o loro o io. Ovviamente gettai nella pattumiera le relazioni estere di Babilonia pur di avere la tranquillità familiare. Per amore si fa tutto. Ma per amore, io non so se sia amore o non amore, o se è un'abitudine. So che se lui non mi sente per un po' di tempo si arrabbia e viceversa. Io per lui sono gatto silvestro e lui per me è il topastro e altri aggettivi. E come lo vogliamo chiamare se non amore, una cosa così? Ma a me fa piacere che siano altri a chiamarlo. Certo. Siano altri, ma se uno mi chiede: ma lo ami?
Io non so cosa rispondere, io dico, sono i fatti che parlano, sono i fatti, non... Cioè, io nella mia carriera di studente universitario, prima che capitasse la faccenda della Libia in cui cacciò Gheddafi, cacciò tutta la comunità italiana e quindi interruppe anche i miei studi di medicina, che in, dove io ero inserito bene almeno in 4 istituti, lì non capì la gravità della situazione, però non accettai di fare la domanda di impiegato alle poste, come potevo, anche perché ero consapevole che per un po' di tempo sarei stato seduto sulle 2 sedie, ma poi dopo il sopravvento del lavoro alle poste mi avrebbe allontanato completamente dal mondo universitario, dal mondo culturale. Così ho preferito fare la fame, non rompere, e quelle amicizie o quelle conoscenze sono rimaste amicizie, e quelli che erano miei colleghi di università e di corso hanno fatto grandi carriere, e anche se non ci si vede, quando ci incontriamo ci diamo del tu come fosse il giorno prima. Io per sopravvivere ho incominciato a fare il sarto delle tesi, e proprio questi mi mandavano i loro studenti, al punto che un docente di sociologia, di cui non faccio il nome per riservatezza, mi mandò 2 studenti iraniani di stretta osservanza comeinista che si volevano laureare in psicologia e mi dicevano che avevano una tesi sull'islamismo, era il settembre, mancavano 2 settimane per presentare la domanda di tesi per laurearsi a novembre. Io dissi che con quella tesi occorrevano 3 anni. Loro saltarono sulla sedia dicendomi, ma adesso è settembre, ma per la metà di dicembre dobbiamo essere di ritorno a Teheran. Al che io dissi, bene, devo consultare il docente vostro, tornate fra una settimana. E dopo una settimana dissi, guardate, io avrei un argomento. Oh, che bello, sì. Per tutti e 2, per te per esempio omosessualità e ideologie politiche, e per te analisi antropologica dell'omosessualità nel pensiero della Chiesa. Ovviamente accettarono. Con entusiasmo? Non lo so, accettarono. Finita la compilazione della tesi, mancava un esame alla discussione. Allora io li convocai, dissi, voi ora avete un mese e vi dovete preparare un discorso di 30 minuti sulla vostra tesi, perché io adesso non c'entro più. Quindi dal lunedì al sabato, dalle ore 14 alle ore 19, lezione sulla tesi. E così per 4 settimane li sottoposi a un corso accelerato sull'omosessualità, al punto che riuscirono a fare un discorso decente di 25 minuti. Questo mi ha fatto pensare che quando uno ha uno straccio di potere lo esercita. Che poi che cosa costoro abbiano fatto della loro tesi in Iran, non me ne cale niente. Ebbero una buona votazione, questo sì, lo posso dire. Perfetto, che con questo ricordo, e speriamo ovviamente che siano ancora vivi questi 2 ragazzi. Non me ne fo. Va bene, io allora diciamo unilateralmente prendo questo auspicio, mando, speriamo che siano ancora vivi. Ringraziamo Nicolino Dosoli per essersi aperto in questo spaccato, questi ricordi di vita.
su Libri TV, e appuntamento su Libri TV quando vorrà per altre cose, magari forse prima della chiusura di questo comitato ci risentiamo. Certamente, 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 ovviamente, e farò un intervento, bisogna vedere quanto tempo mi verrà concesso, e puntualizzerò alcune cose che sono state anche sviscerate dalla lettera letta dalla segretaria, di non mi ricordo chi, non mi ricordo, Travelli, Travicelli, di un individuo che tanto tempo che non lo vedo. Ecco. Per cui tu hai citato, hai diciamo evocato che cosa? Che tu non lo sai, ma già in rete questa cosa si è diffusa tantissimo. Sì, sì. Ah, ecco, che io non so se costui sia o non sia, abbia o non abbia rinnovato l'adesione. Sono consapevole che l'adesione a tutte le isole di quella che io chiamo arcipelago radicale è annuale. Non è affatto obbligatorio rifare l'adesione, cioè l'arcipelago radicale come l'araba fenice, nasce e muore dalle sue ceneri, e ho trovato su un antico numero del Fuori un intervento di uno che da decenni che non partecipa più alle nostre realtà, ma che, levate alcune cosettine dell'epoca, 1978, è attualissimo ed è una risposta alla monarchia, qualcosa del genere. Subito hai citato una cosa, il discorso della monarchia, qualcosa del genere, perché mi ha dato l'impressione che all'interno di questo virgolette nuova realtà radicale, chiuso virgolette, si stia consolidando una visione autarchica et monarchica grillininofora. Et allora urge sottolineare taluni principi, o principi, o come vuoi dire, o capisaldi, che pare stiano sfuggendo anche ai cosiddetti vertici. Perfetto, allora seguiremo il tuo intervento e poi faremo qualche chiosa. Certamente, grazie, ti ringrazio per la tua bontà, per il tuo sorriso, per la tua disponibilità e tanti saluti ai miei cari ascoltatori di tutto il mondo. Grazie, amici vicini e lontani, arrivederci. Grazie a Nicolino Tosoni.